Mentre i russi si accingono a processare i marinai delle unità militari ucraine catturate nello stretto di Kerch domenica, l'Unione Europea valuta nuove sanzioni verso la Russia e invita le parti alla massima moderazione. Dal punto di vista legale, oltre che storico e politico, la situazione è complessa. La navigazione nello stretto è infatti libera per i due paesi in base a un vecchio trattato, ma è ancora valido dopo l'annessione della Crimea? Ovviamente, dopo l'annessione della penisola alla Russia nel 2014, Mosca controlla entrambe le coste dello stretto di Kerch e vuole amministrarlo come acque interne russe. Dunque hanno introdotto regole molto dettagliate per l'uso dello stretto di Kerch che l'Ucraina non riconosce. Kiev, per contro, insiste sull'applicazione dei termini del ben noto accordo del 2003, che in realtà ha perso la sua rilevanza dopo l'annessione della Crimea. Plus pertinent de fait dans le contexte de post-annexion de la Crimée. Kiev, dopo il sequestro delle navi, ha approvato la legge marziale. Il ministro degli esteri ucraino ha chiesto aiuto alla Germania per pattugliare il Mar d'Azov con navi NATO, mentre gli Stati Uniti sono già nella partita. Alcune settimane fa gli Stati Uniti hanno iniziato a fornire piccole navi da guardia costiera all'Ucraina per il rafforzamento della flotta. Potrebbero voler espandere questo programma e trasferire altre navi in Ucraina. È possibile che invino equipaggiamenti militari. Potrebbero essere missili antinave. In questo caso sarebbe un'escalation ed è abbastanza allarmante. Dovremmo tenere d'occhio la situazione perché c'è il rischio di altri incidenti, forse anche più pericolosi. On peut s'attendre à d'autres incidents, peut-être même plus graves.